Oggi presentazione del Novara FC al Pioli. Rispetto alle ultime volte in cui la presentazione si era svolta in centro Novara, mi ricordo che una delle ultime volte è stata fatta anche al Broletto, davanti al Duomo. Questa volta hanno deciso la nuova società ha deciso di farla direttamente al Pioli, dove tutto ormai un anno fa è iniziato con la nascita del nuovo Novara. E quindi è già un anno fa incredibile pensare che è già passato un anno da quando questo nuovo Novara è nato. Mi ricordo perfettamente il primo giorno d'allenamento, la presentazione a Castello, quindi è come un ritorno al passato. Oggi verranno presentate la squadra, i numeri di maglia dei giocatori e anche le nuove maglie. Apro e chiudo anche una parentesi per quanto riguarda il calciomercato, con questo fantastico sole che mi punta negli occhi, perché sono ultimi giorni importanti con il Novara e Zebi che sta cercando di perfezionare gli ultimi colpi per andare a completare la rosa. Si pensa a Bertoncini, anzi è addirittura ad arrivo la trattativa per Bertoncini, e esperto difensore del Como, anzi siccome questo video uscirà il giorno dopo della presentazione magari l'ufficialità per Bertoncini potrebbe già giungere. Si pensa anche a Tavernelli, reduce da due stagioni al Cittadella. Serve un fantasista dietro le due punte, si è visto anche nell'ultima amichevole contro Lumezzane, e si pensa a questo giocatore che comunque vanta oltre 80 presenze in Serie B. E infine si pensa anche a Masini, un giovane classe 2001 di proprietà del Genoa, che nell'ultima stagione ha ben figurato a Lecco con 37 presenze e 4 gol. A inaugurare insieme la nuova stagione agonistica del campionato di Lega Pro 2022-2023. Forza Novara Football Club! Come sempre il microfono lo tiene sempre. Stiamo ad inizio della nuova stagione, non vi nascondo che sono emozionato, però sono anche molto determinato a rivedere la cavalcata dell'anno scorso col Provincia. Per farlo però abbiamo bisogno di voi, non dei vostri abbonamenti, abbiamo bisogno del vostro tifo, della vostra passione. Tutto questo voi ci darete la forza per lottare con sempre più determinazione. Vi abbraccio tutti, forza Novara. Grazie Presidente. Un anno fa, in questi tempi, non sapevamo neanche se ci avrebbero iscritto al campionato di Serie B in sovrano muro, perché poi il via libera è arrivato il primo di settembre dalla FIGC. Quindi dobbiamo dire veramente grazie alla nuova società, al Presidente Ferranti, ovviamente a tutti i suoi collaboratori che ci hanno veramente messo l'anima per cercare di fare il possibile per far continuare il calcio nella nostra città. E adesso abbiamo una nuova società che rappresenta la nostra città. L'obiettivo ovviamente era quello di tornare subito tra i professionisti, obiettivo ovviamente centrato, grazie al Presidente e alla squadra. L'allenatore in seconda, giochino Adamo, con il preparatore atletico Marco Morelli, il suo collega pari ruolo. Questa dimostrazione per questa prova di fiducia, ancora non ci conosciamo, quindi vedervi qua per me è un grosso piacere, un grosso onore. Siete molti. In ordine di apparizioni, in ordine di numero, il nostro numero 1, Marco.
non so che lavoro faccia, però si chiama Alessandro Tarantino, sfiderà a sua scelta un centrocampista, due tiri a... La giuro mi scorre nelle vene, forza Novara, reale, la 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 la. L'ha presa. Vai Baba! Oh capitano, c'è solo... Vai Baba! Pablo González. Noi siamo